allora io ho girato il documentario con il supporto del collettivo dell'Università degli Studi di Milano Gay Statale, mi hanno fatto un po' da sponsor, mi hanno aiutato un po' a promuoverlo perché appunto partivamo con un budget zero che poi è diventato un po' più di zero e quindi insomma siamo riusciti ad andare in giro a importunare i grandi nomi del cinema di genere italiano, quindi siamo riusciti a raggiungere vari Lino Banfi, Enrico Vanzina, Sergio Martino, così insomma siamo riusciti a creare un documentario un po' corale per dare un po' uno sguardo che non fosse solo di noi attivisti che ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma anche andiamo a interrogare effettivamente chi quel cinema l'ha fatto. Sì, allora abbiamo realizzato il progetto ricorrendo a produzioni dal basso, insomma abbiamo promesso un po' di ricompense, la più appetibile delle quali è un dado con delle facce di omosessuali caricaturali tipici creato dal sottoscritto, ma poi ci sono anche cose un po' più banali, tipo card autografate, poi vabbè, ovviamente la copia del DVD stesso. Quando avrò io la copia del DVD stesso, la distribuirò alle persone che ci hanno aiutato e quindi insomma dobbiamo metterci in pari con i nostri finanziatori. Però comunque insomma siamo riusciti a diffondere abbastanza bene la notizia, poi il fatto che non siamo riusciti a raggiungere la cifra richiesta è un altro discorso. Sì, noi abbiamo avuto un certo supporto dall'Università Statale di Milano, solo che loro ci hanno finanziato i viaggi e avevamo bisogno comunque di insomma metterci in pari. Però comunque è stato anche bello insomma cominciare a pubblicizzarci già mentre realizzavamo il documentario, perché così appunto mettevamo a parte i vari finanziatori dei nostri progressi, così almeno riuscivamo a tener vivo l'interesse. Le risposte da parte dei miei intervistati sono state abbastanza variegate, perché per esempio c'era qualcuno come Sergio Martino, grande regista di commedie, di poliziotteschi, del cinema di genere proprio nel senso nobile del termine, che non si era mai posto il problema della rappresentazione degli omosessuali. Per lui era semplicemente una figura di repertorio da sfruttare in modo comico, ma cioè non sfruttare nel senso, come dire, crudele e cinico del termine, semplicemente come qualche cosa un po' da magnificare, che era già perfetto di per sé nella sua stessa caricaturalità. E poi invece c'era qualcun altro, tipo Leo Gullotta, che si diceva: ma perché voi state facendo una cosa totalmente incentrata su dei personaggi caricaturali che non hanno dato niente alla società, che non hanno aggiunto niente, e qua insomma io non ero assolutamente d'accordo, perché alla fine sono dei personaggi che hanno creato proprio un, come dire, non hanno creato niente, però sicuramente hanno come dire, fatto un po' da controcanto a quello che la società pensava, e di conseguenza c'è stato un po' questo rimbalzarsi di informazioni deformate dal cinema alla società. Poi invece ci sono altri personaggi, altri uomini di cinema che con molta naturalezza si sono limitati a dire quello che facevano all'epoca senza troppi retropensieri, e c'è invece chi magari partiva più con un atteggiamento perfettamente comprensibile anche di autogiustificazione, come Enrico Vanzina, che metteva magari un pochino le mani avanti dicendo: sì, questi personaggi alla fine erano divertenti, noi ci giocavamo, ma così come giocavamo anche con gli eterosessuali, quindi insomma tentava un po' di arginare il mio lato da attivista cattivo, come dice lui, ma in realtà io non sono un attivista cattivo, sono uno che si diverte anche con quei film. Beh, allora io nel finale del documentario tento di creare una sorta di bilancio per verificare se alla fine quel tipo di rappresentazione ha avuto un impatto o meno sia sugli eterosessuali che sugli omosessuali. Secondo me la risposta, che mi è stata ribadita anche da più parti, è che quella rappresentazione ha avuto degli strascichi nella vita reale delle persone, e questa idea è stata un po' confermata da più parti, anche se però le persone che ho intervistato avevano anche le età diverse, quindi ce n'erano alcune che magari avevano già 30-40 anni quando vedevano questi film, e di conseguenza il tipo di rappresentazione macchiettistica dell'omosessuale era qualcosa che magari loro potevano guardare con un certo fastidio al massimo, però non era qualcosa che li condizionava, perché loro avevano già presente un riscontro nella realtà dell'omosessualità, sapevano che c'era una varietà.
magari le persone che sono state più condizionate sono state quelle che erano magari adolescenti in quegli anni e che cominciavano a cercare una rappresentazione di quello che cominciavano ad avvertire di essere, però trovavano che gli omosessuali, secondo il cinema, erano quella cosa lì che non necessariamente a tutti poteva andare a genio, non tutti necessariamente dovevano volersi identificare con quel tipo di rappresentazione. E quindi questo tipo di personaggio credo che abbia in qualche modo frenato la loro autoaccettazione, me l'hanno detto loro stesse, insomma, quindi penso che adesso negare che quel tipo di rappresentazione abbia avuto un impatto sulle persone omosessuali che in quel periodo stavano facendo autocoscienza, direi che è abbastanza assurdo.